provvidenziale, visto che ha di fatto chiuso la partita qui al Mancini, non so, soddisfazione particolare per quella che ancora ti mancava in questo campionato, quella di andare a segno appunto. Sì, direi che oggi ho avuto anche un po' di fortuna sulla punizione che è stata deviata, però Dademo aveva detto di tirare sul palo del portiere, ho eseguito i suoi ordini ed è entrata per fortuna. Consiglio quindi di Bersi? Sì, di tirare sul palo del portiere, era messo male, la barriera non l'aveva messa benissimo e avevo molto spazio su quell'angolo lì. Al di là di questo, una vittoria che proietta il Mantova verso, non all'interno della zona playoff, però molto vicino. Di questo passo direi che ci entrerete molto presto. Vi rendete conto di aver compiuto grossi passi in avanti rispetto all'inizio stagione? Sì, direi che all'inizio del girone di ritorno eravamo a 5 punti, adesso siamo soltanto a 2 dall'Alessandria e Bassano, quelli lì che hanno fatto dei passi falsi. Stiamo andando bene, merito anche di mister Bloccato. Per quello che ti riguarda, diciamo, tu resterai perno centrale del centrocampo, però probabilmente potresti avere dei nuovi compagni, visto che il Mantova sta cercando di cambiare pelle naturalmente in meglio in queste giornate. Però direi che questo Mantova di Fano è già decisamente competitivo. Sì, dovrei dire una cosa su Corso, che comunque sta facendo molto bene, anche oggi ha fatto bene, dicono che deve andare via. Ragazzo è molto bravo e ha mantenuto la testa sul campo per oggi, ringraziamo anche lui che ha fatto l'assist anche per il primo gol. Lorenzo, l'esultanza dopo il gol, questi siparietti li studiate di notte? Sì, direi al campus a giocare alla PlayStation, così è uscita una cosa così, dai. Cosa volevate mimare nella circostanza? Un'esultanza che faccio di solito io quando faccio gol alla PlayStation.